Più 100, su 155.952 42,29. Avete sentito, siamo al 42,29% entusiasmo naturalmente nel Partito Comunista. Sì, ormai si tratta di attendere solo le ultime 13 sezioni che mancano. Il dato andrà probabilmente un po' corretto ancora verso il basso, ma di pochissimo. Siamo attorno al 42%, è un dato eccezionale per la provincia di Ragusa, un premio all'azione del Partito Comunista e anche un significativo riconoscimento alla candidatura del compagno Aiello. Ragioniere Cilia. Innanzitutto il 24 giugno corrisponde con la natività di San Giovanni, quindi è una data plausibile, diciamo congeniale, non è che una data fuori luogo, mentre diciamo, il 29 agosto era il martirio diciamo, di San Giovanni. I bambini e le bambine magari cosa preferiscono, anche queste di Barbie, di Pucci o comprano? Quelli della Mattel oppure non lo so, quelli della Didò, quindi della di Capongo, da qualunque, anche la Trincello, tutti vanno bene comunque. E voi avete un grosso assortimento, bisogna tenere varie marche, varie... Sì, logico, bisogna tenere tutto quello che occorre, logicamente, tutto quello che ha il fabbisogno dei bambini. Ma la festa dell'unità è senz'altro un grande incontro di massa. C'è un partito, il partito di governo della nostra città, gli amministratori che scendono a parlare direttamente con centinaia, con migliaia di gente, quindi si entra in contatto diretto. Carlo Nicastro della Camera del Lavoro di Vittoria. La elezione a segretario aziendale della CGL comunale viene dopo un profondo travaglio che c'è stato all'interno della CGL stessa aziendale, perché abbiamo avuto delle grosse difficoltà anche nei rapporti stessi con l'amministrazione. E Vincenzo Nucci, che qua con me si trova a Ragusa per una personale alla Galleria L'Approdo. È una città che mi affascina, quindi vedo che è una città piena di cultura e non a caso quest'estate, che so, io ho fatto una gita nel Ragusano. Una proposta di legge assurda e motivata, dichiarano gli ragazzi, perché penalizza fortemente il consumatore di eroina e non gli spacciatori che distribuiscono giornalmente su tutta Italia dosi di morte. La segretaria della FIGC, Elsa Barone, in parallelo ai rappresentanti di tutti gli istituti scolastici di Comiso che hanno aderito con favore alla manifestazione di oggi, hanno steso un documento. La famiglia Cugnata, composta da Giuseppe appunto Cugnata e Berrafato Maria, che vedete qui al mio fianco, la signora Maria e Marisa, la ragazza 19enne, e alla mia sinistra abbiamo prima il Albertino, il ragazzo di 11 anni, e poi abbiamo anche Gabriella. Ecco, oggi sono qui appunto per conversare piacevolmente con questa famiglia, ma io vorrei fare immediatamente la prima domanda alla signora Maria. Che cosa significa avere oggi 13 figli? Ci vuole sacrifici per
per portare avanti la famiglia. Né? Suo marito è un pensionato. Qual è il reddito che prende da questa pensione? Ma oggi, in questo tempo, prende 1.800.000 lire ogni due mesi, da due mesi. Quindi vengono 900.000 lire per mese. Secondo lei, in passato, servivano per mantenere la famiglia? Ma no, non possono. Non è che bastano, non bastano. Niente. Fa qualche giorno di lavoro per aiutare, per andare avanti. Facciamo di andare avanti così, di sacrifici, di farci le cose quelle che, proprio quelle che ci vogliono. Ho 2 anni da una parrucchiera, mi piacerebbe tantissimo aprire un giorno la sala. È il mio coso principale, cioè che un giorno qui a Pedalino abbia una sala per conto mio. Siamo in tanti, no? E perciò l'allegria è sempre, anche se è triste qualcuno, no? L'allegria arriva sempre perché c'è qualcuna delle mie sorelle o miei fratelli che subito spiccano in una battuta e così ridiamo tutti, no? C'è Valeria che ha studiato per la scuola elementare, no? Di insegnante di scuola elementare. Sì. Mi piacerebbe prendere un posto come maestro oppure un altro posto, guadagnare qualche cosa, che abbiamo fatto tanti sacrifici per mantenerla negli studi. Però l'aiuto mia sorella, insomma. Ti piacerebbe da grande fare quello che vorrebbe fare tua sorella? No, proprio la parrucchiera no. Che cosa vorresti fare? Beh, ci sono tante cose che io vorrei fare. Ma tu con chi vai più d'accordo? Con le sorelle o con i fratelli? Con i fratelli. E perché ci vai d'accordo con i fratelli? Su quel che è l'acquisizione di un senso critico, di un senso di libera scelta, e si incomincia da piccoli. Io cercavo, certo c'era il rischio, nei problemi della scuola, quindi ho cercato, rischiando, di mettere davanti alla responsabilità della scelta. La scelta buona è quella che dico io, quella che in effetti suggerisce l'insieme dei professori, la scuola. La scelta non buona è quella che potreste fare voi, scegliete. Questo penso sia un atto, penso, educativamente significativo. Visto che in effetti la cosa doveva accadere, che possiamo farci? O devi essere d'accordo? Il logico di accettare significa siete d'accordo. Tutto è stato a tamburo battente, sembrava addirittura l'agenzia di qualche, non so, agenzia stampa. E quindi a questo punto non avevo nemmeno il tempo di riflettere a quel che era l'esatto significato di pensarla come professore, ma io ho espresso la mia opinione. Se non vedo male, intanto ci manca a tirare fuori tutta la storia, l'abbiamo scorso, come è successo, come non è successo, perché chiaramente. L'obiettivo di questo progetto è quello di puntare nell'ottica del 93 verso la qualità dei nostri prodotti. Non è semplice perché richiede un'infinità di soluzioni, di piccole soluzioni, di diversi fattori che influiscono sulla qualità del latte. Thank you.